Finalmente. Si dorme? Si pagano? Si parte. Si parte? Finalmente parte. Si parte. Era facile. Vedi, questa era facile. Sei pronto? Sto controllando le ultime cose per vedere se è tutto a posto. Nord, in giro per la Scozia. O sud, Galles. Galles. Voi venite con noi, dai. Ah, queste sono tombe. Non ho capito perché le scale salgono. Sono tutte tombe. Guarda che meravigliosa questa vetrata. È gigantesca. Di persone, di sacerdoti o cose, sono persone comunque normalissime, magari facevano parte di confraternite o cose del genere. E questa è proprio tappezzata, non c'è nessun passaggio, praticamente si cammina sulle tombe, non c'è effettivamente un passaggio da dove poter camminare. Ho un po' paura a camminare qui perché non so se trovo qualche buco. Thank you.
Cos'è questo? Dove stiamo andando? Molto abbandonato perché... Ma perché è staccato rispetto alla chiesa, è messo davanti e non è all'interno? No, praticamente la chiesa è la continuazione. Ah, quindi il cimitero dall'altro lato. Ma però qua ci sono le lapidi. Questi sono i cimiteri d'Inghilterra, antichissimi e abbandonati, però liberi, come se fossero dei parchi veri e propri. Questo è morto a 78 anni, se il 2 ottobre del 1897 sembrerebbe. Ah, nato, invece è morto death marzo 21 1929. Due bambini, perché ce n'è uno di un anno e 10 mesi. Ah, sono tanti bambini qua della stessa famiglia. Uno di 20 mesi, uno di un anno e 10 mesi. 9 mesi. 9 mesi, l'altro di un mese. Una strage di bambini. Una strage di bambini. Ritorniamo in macchina e ci andiamo a prendere qualcosa da bere. Perché non l'abbiamo detto, c'è il pub davanti alla chiesa, una cosa caratteristica dell'Inghilterra. Due belle birre, una bionda per la mia Bruna e una rossa per, è una rossa per il mio Bruno. Come?
buono. Come non mi becca? Ah, ha preso le dita. Aspetta,